Ciao amici di Gorizia TV, ecco qua gli auguri di Telerompo con Franco Zotti e Robby Gorizia TV e infine anche la consigliera Serenella. Adesso andiamo a sentire le campane e poi sentiremo le varie interviste. Auguroni intanto. Natalizie! Allora Zotti, dopo questo bellissimo suono delle campane di Piazza Vittoria... Ma perché hanno suonato le campane? Perché noi siamo Telerompo. Mi hanno detto che ti hanno tolto la multa. No? Non so, non lo so. Non ancora. Non lo so. Quindi Telerompo è qui in Piazza Vittoria, stiamo facendo una bicchierata tra amici. Sì. Visto che nessuno ha fatto un chiosco, non ha fatto niente, offriamo un po' di panettone, qualcosa da bere. Sempre con le mantenute distanze, Danze, con la mascherina, sì. Tutta norma c'è. E quindi chiudiamo l'anno delle battaglie di Obon proprio sì. Oggi, perché domani è Natale, sì. Io lavoro pomeriggio con l'autobus, chi vuole venire a prendere gli autografi miei può venire in autobus il pomeriggio. Sì. Tu Robby dove sei di bello domani? Io intanto stasera sono a fare due messe, una a Montesanto, una in Campagnuzza. Ma cosa fai il prete adesso? Esatto, sono a filmare. Ah, io pensavo facevi anche il prete, no. Questo qua fa tutto. Fa. Vado a filmare... A filmare Don quindi... Fulvio, perciò stasera lavorerò fino alle 7 di mattina. No, perfetto, quindi ecco. A mezzanotte vai a messa in Campagnuzza. In Campagnuzza, è alle 22 in Montesanto. Perfetto, quindi... Senti, allora, visto che siamo un anno di Telerompo... Un anno, anche più. No, siamo di più, però visto che... Festeggiamo, dai. Festeggiamo. Io penso che... Dai. Qualcuno ci odia, anzi più di qualcuno. Più qualcuno. Però almeno facciamo divertire qualche volta anche un po' magari le persone anziane che non, magari non so, non, si annoiano a casa e si mettono a guardare i nostri filmati. No, ma c'è gente che mi ferma per la strada che è una... Addirittura. Ma anche in Veneto, guarda che è da ridere. Diventeremo famosi. Sì, sì, vuol dire però che diciamo le cose giuste. Sponsor, perché qua sì. Per pagare le multe, quando andremo in galera, dovremo avere i soldi per gli avvocati, no? Quello sarà da ridere. Dovremmo fare Telerompo con sponsor ufficiale, non so, qualche attività commerciale. No, basta che qualcuno ci mandi qualche contributo, adesso vedremo. Sì, non sarebbe male. Ma adesso tanto vediamo se il tuo ricorso va a buon fine. Speriamo, sì. Se non va a buon fine, proponiamo una colletta per Robby, che invece di pagare 400 pagherà 6. Quello è, sì. Chiudiamo qua con la zoomatina degli amici. Esatto. Vi ringraziamo di Girati, averci supportato. Sì. Mi raccomando, seguiteci, vi vogliamo bene, auguri, auguri e speriamo che il 2022 sia l'anno il migliore. Il migliore. Che sparisca questo virus, che Ziberna vada a casa, che la Befana ci porti carbone e quelli cattivi. Insomma, tutto un po' di cosette. Comunque, anche per concludere, vorrei anche quei due famosi assessori
che hanno detto che sono contenti che io ho preso questa multa, che non dovevo prenderla. Sartori ha detto chi? No, diciamo il prossimo giro, non diciamo i nomi adesso. No, vabbè, diciamo i nomi. Vabbè, allora, quindi niente nomi, solo cognomi. Sì, no. Non neanche quelli. No. Allora, il prossimo servizio. Quando sarà? Quando arriva la Befana, gli porterà il carbone e chiederemo a chi ha preso il carbone. Quelli saranno gli assessori cattivi. Sì, diremo anche ai goriziani chi sono questi specialisti. Come dice qualcuno, la legge è legge, chi sbaglia paga, ma i cocci sono suoi. Esatto. Allora, bene, Robbo, alla prossima. Ciao ciao. Auguri. Bene, adesso si è aggiunta anche la super bellissima Serenella. Consigliera comunale, una voce potentissima. Allora, vogliamo concludere con te, Serenella. Cosa vuoi dire per il Natale, per... Sì, voglio augurare a tutti un Natale sereno, ma sereno veramente. Non è assolutamente una frase di circostanza o così precostituita come forse abbiamo fatto finora. È arrivato il momento di togliere le maschere e di far vedere quello che realmente siamo, di dare il nostro cuore a tutti, di offrire la nostra solidarietà e la nostra amicizia. Quindi auguro a tutti i goriziani un buon Natale, un felice anno nuovo, ma soprattutto di poter trascorrere queste festività in famiglia, con gli amici ove possibile, ma soprattutto un appello alle persone che in questo momento stanno soffrendo per motivi diciamo salute. Salute, ma anche psicologici, per chi ha perso il lavoro, per chi ha dovuto essere sospeso, per chi magari non saprà come andare avanti, mandare avanti la propria famiglia. Ecco, io a quelle persone voglio dire: non siete soli, non siamo soli, vogliamoci bene e siamo forti, resilienti e coraggiosi. Senti, per concluderti, guarda che noi ci vedono da Glasgow, la Spagna, in tutto il mondo, perciò fai auguri anche a tutto il mondo, cara Serenella. Feliz Navidad! Eccolo. Merry Christmas and Happy New Year! Insomma, in tutte le lingue, ma soprattutto con il cuore. Buon Natale! Va bene? Eccolo. Vabbè, ciao, ciao. Ciao.